E siamo di ritorno negli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo dopo questa piccola escursione che culinaria. Che mi ha fatto venire l'acquolina in bocca, mi ha fatto pensare ai tanti amici che ci seguono da Roma, anche se ci sono i più rigorosi che diranno non si devono toccare le grandi ricette, ma invece questa la proverò senz'altro. Abbiamo detto in apertura, in cucina è bello anche sperimentare, divertirsi, poi ovviamente il risultato deve essere buono, perché altrimenti... Il grande classico della matriciana poi ha di bello che si scopre com'è nata, cioè attraverso la storia della pastorizia, quindi proprio meravigliosa. Assolutamente sì. Purtroppo io dovrei tenermi alla larga, tutti lo sapete. Ringraziamo lo chef Massimo Andrea Di Maggio e la nostra nutrizionista Michela Pialungo per queste chicche culinarie sempre molto belle. Invece adesso appena la regia ci darà il via, entriamo in collegamento con il professor Giuseppe Guglielmi, come abbiamo anticipato, in occasione della giornata mondiale della osteoporosi, per approfondire un po' l'argomento che abbiamo già visto nella scheda un giorno, una storia. Attendo un segnale dalla regia per comprendere se il professore è in collegamento telefonico. Bene, buongiorno e bentrovato. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per la disponibilità che ci ha dato stamattina per parlare di questo tema che è addirittura oggi assurge a giornata mondiale. Sì, certo, data l'importanza dell'argomento è giusto che ci sia a livello mondiale un interesse verso questa patologia che interessa purtroppo e coinvolge migliaia di soggetti, uomini, donne e anche bambini, purtroppo. Vogliamo dire sinteticamente, ricordare ai nostri telespettatori, che cos'è l'osteoporosi? L'osteoporosi è la più importante malattia metabolica dell'osso ed è caratterizzata da una ridotta resistenza dell'osso dal punto di vista biomeccanico, e questa ridotta resistenza dell'osso determina un aumento del rischio di fratture. Questa ridotta resistenza e quindi questo aumentato rischio di fratture è dovuto a una riduzione della densità ossea, cioè l'osso è composto da una parte periferica corticale e una parte interna spongiosa di osso trabecolare che in corso di osteoporosi si riduce, quindi la corticale si assottiglia e le trabecole che costituiscono come un'impalcatura della struttura ossea si vanno via via riducendo di numero, tutti i collegamenti che esistono e che creano questo network, questa struttura tridimensionale si vanno via via a interrompere e quindi l'osso da un punto di vista strutturale cede, favorisce l'insorgenza di fratture anche in assenza di traumi come avviene nell'osteoporosi o in presenza di traumi minimi. Professore, volevo chiederle, sono Maria Pia Picciafuoco, grazie di essere intervenuto. Volevo chiederle, sono di generazione in generazione, le abitudini sono mutate, soprattutto appunto per noi donne che siamo le più colpite, come si sa, 4 su 5 casi ci riguardano. Con queste abitudini mutate, è migliorata o peggiorata la osteoporosi? Purtroppo è peggiorata perché anche l'insorgenza di nuove diete, di nuove abitudini alimentari, queste non hanno fatto altro che ulteriormente aumentare il rischio di fratture. Faccio un esempio, la moda di seguire determinate diete, il fatto di avere una composizione corporea che tiene conto soltanto di quelle che è la morfologia senza tener conto di una uguale distribuzione tra massa magra, massa grassa eccetera, sono tutte situazioni che favoriscono l'insorgenza dell'osteoporosi, quindi anche la mancata esposizione ai raggi solari, anche le abitudini alimentari,
giocano un ruolo fondamentale in questo rischio che purtroppo è aumentato, ecco, che coinvolge anche i soggetti di sesso maschile, cosa che prima non si conosceva bene, e purtroppo anche i giovani, perché purtroppo i farmaci che curano alcune malattie, tipo le malattie ematologiche, le malattie reumatiche, sono a base contengono anche farmaci tipo il cortisone o anche chemioterapici, che determina una riduzione della massa ossea. Molto bene, professore. Allora direi, anche avviandoci alla conclusione di questa interessantissima chiacchierata con lei, che cosa possiamo fare nel quotidiano per provare a prevenire questa malattia? Allora, oltre a cambiare le abitudini di vita, quindi fare molto movimento e avere una alimentazione equilibrata in termini di assunzione di calcio e di elettroliti, di altri minerali che servono a mantenere una buona massa ossea, quello che noi possiamo fare, e lo possiamo fare bene, è la prevenzione, ricorrendo agli esami che rientrano nell'elenco di quelli che rappresentano la densitometria ossea, tutte quelle indagini radiologiche che vanno dallo studio radiologico tradizionale alla densitometria ossea, alla morfometria vertebrale, alla valutazione mediante ultrasonografia ossea quantitativa, fino ad arrivare alla tomografia computerizzata, che sono tutte indagini che possono essere facilmente eseguite e che per esempio nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza rappresentano un punto fermo per tutte le valutazioni in termini di ricoveri breve o di ricoveri ordinari o di esami fatti per pazienti esterni, rappresentano un punto fermo per la prevenzione e la diagnosi la più precoce possibile della malattia. Perché una volta individuata la malattia, l'osteoporosi, questa può essere poi adeguatamente trattata. Quindi la prevenzione è fondamentale. E le terapie, diciamo, come novità? Le terapie, come novità, sì, c'è qualcosa? Ci sono tante terapie che negli ultimi anni hanno migliorato moltissimo quello che è il trattamento sia farmacologico sia come in radiologia interventistica. Faccio un esempio. Per esempio, tutte le pazienti che affette da tumore della mammella o da altre neoplasie, che determina una condizione di deficit della massa ossea dovuta ai farmaci che prendono, possono implementare con l'aggiunta di altri prodotti, di altri farmaci, possono combattere agevolmente questo rischio di aumentata probabilità di incorrere in fratture vertebrali. Poi c'è anche la parte interventistica, la vertebroplastica, la cifoplastica, che consiste nell'iniezione di piccole quantità di cemento nelle vertebre fratturate, che quindi serve a irrobustire la colonna vertebrale. E tutte queste indagini sono facilmente reperibili presso gli ospedali e, come dicevo prima, anche nell'ospedale Casa Sollievo. Grazie professore dottore. Grazie Giuseppe Guglielmi, che è appunto in Casa Sollievo anche ha delle collaborazioni, professore presso l'Università di Foggia, che oggi ci ha aiutato a conoscere meglio questa patologia e appunto a come prevenirla. Grazie davvero di cuore per il suo tempo. Grazie a voi per la possibilità che mi avete dato di dare il mio modesto contributo su questo grande problema. Buona giornata, professore. A linea voi, alla buona regia. Giornata.